ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sono in tutto 57.767 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono 273, di età compresa tra 2 mesi e 95 anni. I positivi con meno di 19 anni sono 48, 8 dei quali in provincia di Pescara. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 12 nuovi casi e sale a 1813, di età compresa tra 71 e 95 anni, 9 dei quali in provincia di Pescara. 5 di questi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi ma comunicati solo ieri dalle ASL. I dimessi o guariti sono 379, mentre gli attualmente positivi sono 13.444, 121 in meno. Eseguiti 3.524 tamponi molecolari e 6.152 antigenici, con tasso di positività al 2,8%. Sul fronte ospedaliero sono 665, 22 in più rispetto all'altro ieri, ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Invariato a quota 84 il numero dei pazienti in terapia intensiva con 3 nuovi ricoveri. E scende invece di 143 unità il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E si è svolto ieri a Pescara il vertice tra la ASL e il Comune di Montesilvano per fare il punto sulla macchina organizzativa della campagna vaccinale al personale scolastico della provincia di Pescara, chiamato a ricevere la somministrazione al Paladin Martin, appunto, di Montesilvano. Al centro dell'incontro anche il giallo della discrepanza tra i numeri di coloro che hanno diritto al vaccino, quelli cioè che sulla piattaforma regionale hanno manifestato il proprio interesse alla vaccinazione, e quelli che invece si sono iscritti al portale del comune di Montesilvano per ricevere un appuntamento per l'inoculazione della dose. Per scovare i cosiddetti furbetti del vaccino e far quadrare i conti, l'ASL di Pescara ha allertato i carabinieri del NAS, che già dal pomeriggio provvederanno a fare un controllo incrociato tra i codici fiscali dei prenotati e quelli scolastici assegnati dagli istituti agli aventi diritto. Il servizio Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione della Regione Abruzzo ha approvato i primi elenchi di merito delle istanze ammesse e non ammesse all'aiuto che riguarda il bando POR FESR Abruzzo 2014-2020. Decisamente alto il numero di istanze pervenute nel periodo di apertura dell'avviso, 46.055. Tali richieste risentono di un totale periodo di apertura, appunto, dell'avviso, di un contributo quindi pari a 57 milioni di euro che assorbe le nuove risorse aggiuntive. Approvata anche una variazione di bilancio per iscrivere le entrate che riguardano il Fondo Nazionale della Non Autosufficienza e gli interventi per la vita indipendente, con un importo pari a 29.396.610 euro per il 2020. Questo per poter procedere a fornire le somme necessarie agli enti locali senza ritardare l'avvio dei servizi essenziali. 8 giovani e 2 adulti autistici emigrati in strutture residenziali di Puglia, Marche, Emilia-Romagna, Lombardia, perché in Abruzzo non esistono luoghi simili in grado di garantire interventi riabilitativi a persone che hanno bisogno di assistenza di operatori specializzati H24. Almeno altri 10 sono invece in attesa di essere accolti. Per le casse delle ASL abruzzesi un costo annuo di 10 milioni di euro, fa sapere il presidente di Autismo Abruzzo Onlus, Dario Verzulli, che da tempo sollecita la Regione Abruzzo ad attivarsi per adeguare la rete dei servizi residenziali ed evitare una mobilità passiva così pesante, senza considerare la sofferenza di famiglie e diretti interessati.
come nel caso di Carlo, un 17enne di Chieti, accolto 2 anni fa in una struttura in provincia di Lecce, dove ha acquisito una certa tranquillità e autonomia, che ora però dovrà abbandonare perché, spiega Verzulli, la ASL di competenza non ha corrisposto nell'ultimo anno la retta pattuita di 240 euro al giorno. La cooperativa che gestisce la struttura ha chiesto e ottenuto dal giudice il decreto ingiuntivo alla ASL Lanciano Vasto Chieti per 70.000 euro, ma, spiega Verzulli, la ASL ha proposto ricorso determinando le dimissioni di Carlo. Quello che non capiamo, conclude Verzulli, è come la ASL possa affermare ora, dopo aver dato a suo tempo l'autorizzazione, che la struttura, essendo non accreditata, è inadeguata alle necessità del paziente, adducendolo come pretesto per non pagare la retta. È stata attivata dalle 15 di ieri la piattaforma informatica regionale per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi in favore di enti e associazioni culturali. La piattaforma è lo sportello digitale Regione Abruzzo, sportello.regione.abruzzo.it. L'accesso è ammesso solo con identità digitale SPID. Le risorse ammontano a 1,5 milioni di euro e le domande potranno essere presentate fino alle 15 di giovedì 18 marzo. Premiato il lavoro di squadra, premiata la qualità di una presenza in fabbrica apprezzata da un numero crescente di lavoratrici e lavoratori. C'è soddisfazione in casa Wiltech per l'esito delle elezioni della RSU che si sono svolte dal 2 al 5 marzo alla Pilkington di San Salvo, dove il sindacato ha mantenuto lo stesso numero di rappresentanti che aveva fino ad oggi, 5, di cui 4 espressione degli operai e 1 degli impiegati. Un risultato che fa il paio con l'incremento della percentuale dei voti ottenuti dalla Wiltech, passata al 20,1%. Questo, dice il segretario generale della Wiltech Abruzzo, Del Flacco, dimostra che il lavoro fatto bene paga. L'alveo di un importante fosso a Pineto è stato completamente cementificato appena a pochi metri a monte del suo ingresso nell'area marina protetta del Cerrano, devastando un'area fondamentale per la riproduzione di una rara specie di anfibio, il rospo smeraldino. Il tutto per realizzare un ponticello a monte di quello già esistente per far passare la ciclovia adriatica, lo denuncia la stazione ornitologica abruzzese in una nota. La Regione Abruzzo parteciperà fino al prossimo 12 marzo alla manifestazione fieristica ITP Berlino, evento dell'industria turistica internazionale che si tiene ogni anno al centro fieristico di Berlino e che quest'anno sarà online. Una fiera business to business, aperta in parte anche al pubblico, che offre l'opportunità di contatti e business tra operatori del settore. L'edizione 2021 includerà tavole rotonde e conferenze in streaming live, ed eventi, opportunità di networking digitale e aree espositive virtuali. Spoltore ottiene 2,5 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico. Accolte entrambe le nostre richieste, spiega il sindaco di Lorito, che aggiunge: questo dimostra la bontà delle scelte programmatiche effettuate di concerto con i nostri uffici. Entrambi i finanziamenti riguardano il dissesto idrogeologico. Dopo la mia comunicazione e successivi contatti con la direzione ASL di Pescara in merito al mancato funzionamento del montascale per disabili al distretto sanitario di Via Rieti, comunicazione in cui dichiaravo di confidare nell'operato del direttore generale, la ASL, con un proprio comunicato, rammaricata per l'accaduto, informa che ha provveduto a richiedere prove di funzionamento e immediato intervento della ditta competente in attesa dell'installazione di un ascensore. Lo fa sapere l'assessore alla disabilità e pari opportunità del Comune di Pescara, Dinisio. Ieri, in occasione della ricorrenza dell'8 marzo, è stato inaugurato presso la sede del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Via Tavo 248 il murales artistico realizzato dal graphic designer Ottavio Sabatini in onore di tutte le donne vittime di femminicidio. L'iniziativa è stata promossa dalla Commissione Comunale Pari Opportunità. C'erano tutti i vertici dell'amministrazione comunale. Ascoltiamo al nostro microfono la Presidente, consigliera comunale Maria Luigia Montopolino. Diciamo che il murale rappresenta un fiore e quindi oggi è il gesto più bello per una donna. La donna è un fiore, è il fiore della vita, dà speranza a tutti.
come dice il proverbio a cui si è ispirato l'artista, non deve essere toccata neanche con un fiore. E parliamo della filovia, il suo allungamento fino a San Silvestro verso sud e fino a San Giovanni Teatino verso ovest, il completamento della ciclopolitana, ovvero un circuito di piste ciclabili messe in rete, la realizzazione di oltre 200 postazioni di ricarica per auto elettriche e 12 ecomobility point che sorgeranno in altrettante pensiline per le fermate dei bus, con stazioni di ricarica per le bici e reti wifi per navigare gratis. Sono solo alcuni dei macro interventi da realizzare entro i prossimi 10 anni attraverso il nuovo PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che ha cominciato il suo viaggio nella Commissione Mobilità. Lo ha annunciato il presidente di quella stessa commissione al Comune di Pescara, Armando Foschi. Siamo al meteo. Oggi sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse, nevose sui rilievi al di sopra dei 700-900 metri. La giornata sarà caratterizzata da tempo perturbato, con precipitazioni diffuse anche lungo la costa adriatica. Temperature in diminuzione e venti variabili. Il mare è previsto poco mosso, localmente mosso al mattino, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio sera. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.